journalist of video games, I wanted to ask you about all other video games which deal or address other extreme sports like kayaking or mountain biking. Sì, ci sono, ovviamente ci sono altri giochi di sport estremo, kayak, mountain bike. Yeah, like no-fear downhill mountain biking. Sì, tipo Rushdown, ad esempio, e questi comunque sono sport per mountain bike e BMX in particolare, sono abbastanza avanti come gestione della pista, come gestione delle mosse e anche longevità del gioco, cioè riesci a giocarci per diverso tempo e non ti stufi, mentre invece il kayak ancora è indietro, non ci sono titoli che riescono a darti certe emozioni come appunto lo snowboard o gli altri titoli che abbiamo detto prima. Per esempio, prima. Io uno di questo genere di sport che ho trovato realisticissimo e divertentissimo è stato Motocross Madness. Bello. Quando tu corri nel sono più interessato in playing extreme sports on video games o traditional sports? Ma io credo che le persone si stiano appassionando, cioè sono molto più appassionate, i ragazzi sono più appassionati ai giochi tradizionali. Sì. Anche però, se Tony Hawk è stato il gioco più venduto in... Infatti Tony Hawk ha una giocabilità estrema, come stavamo dicendo poco fa, nel senso che appena inizi a giocarlo non smetti prima di un'ora, due ore, perché vuoi fare punti, perché vuoi provare le mosse più particolari, e quindi question for Paolo here. At the beginning of video games, like sports video games, if you remember the first football game in Atari 2600, small dots going forward, small dots against, and that's all. Now the technology is really increasing, is becoming more realistic. What do you think is the future of sports games? Do you think that they've reached a level that they won't increase, or you think the possibilities are endless? Io credo che ovviamente come tutte le tecnologie si evolveranno, ad esempio adesso è uscito per Dreamcast e per PlayStation una periferica che da casa che permette di giocare ai giochi tipo skateboard o snowboard direttamente con uno snowboard. Sono andato a provarla prima. Perfetto, esatto. Quindi la tecnologia si evolve e quindi credo che anche i giochi di simulazione sportiva si evolveranno e andranno dietro. Tu prima dicevi dell'Electronic Arts ha creato con la nuova linea 2001 delle routine grafiche che sono veramente spettacolari, quindi anche gli sport di squadra si stanno evolvendo e diventano sempre più reali, quindi sembra di stare nel campo, ad esempio che ne so, NFL 2001, ti sembra realmente di stare nel campo e devi realmente stare attento a prendere le botte dalla difesa avversaria.